Antonio Catani, tu non ci stai? Capirai. Capito che schifezza che era. C'era Sermonti, c'era Sermonti. Facevi tanti ruoli. È vero. Però abbiamo girato in un giorno e mezzo, darci tu. Un giorno solo. 26. Senti, Luca, invece parlando della terza serie, qui come dire, voi siete rimasti come sceneggiatori, come curatori di serie, insomma credo che la cosa che più ha colpito, interessato gli spettatori, curiosito e divertito sia la nascita di Medical Dimension, unitamente al fatto che la trama, che all'inizio diciamo aveva uno sviluppo che voi che siete imparati dite orizzontale, diventa diciamo molto più verticale, quindi molto più collegate una con l'altra e viceversa. Era molto verticale. Io non sono imparato, quindi per questo mi appellavo. Credo fosse un adeguamento. Non lo so, sarebbe interessante fare un sondaggio, io credo che sia stato miglioramento, poi c'è chi dice invece è bello, soprattutto la storia di puntata. Io sono entusiasta della terza serie e mi piace tantissimo proprio lo sviluppo di una storia lunga. Credo che sia arrivato in questi termini, cioè, la bellezza di vedere un René Ferretti e una troupe di conseguenza in un'avventura completa, insomma, che ha una partenza e un inizio. Parla solo di due per contratto, una volta. E poi la scelta chiaramente quindi di un nuovo regista che avesse quindi la sua impronta personale, il suo sguardo. Come vi siete trovati con questa impronta e con questo sguardo? No, benissimo, non credo ci potesse essere scelta migliore. Da Davide abbiamo direi imparato un sacco di cose, abbiamo visto vedendo il lavoro, vedendo il materiale. Ha prodotto senza rivelare quali. Ma c'è cioè una puntata della terza serie che è la mia preferita in assoluto ed è strano che non l'abbiamo girata noi, diciamo. No, non è vero! È la 12, sì. Perché ha un'atmosfera specialissima ed è girata in modo bellissimo e Davide la... Non lo so, insomma, credo che se l'avessi girata io sarebbe molto più brutta, insomma, quindi sono felice. Non è vero, grazie mille, per i complimenti. Tra l'altro in sala ci sono anche l'aiuto regista Giuseppe Bonito, e Michele Modafferi, lo scenografo, tutte le serie, non è visto che c'è qualcun altro. Insomma la troupe è fondamentale. Insomma è stato un bel bucio di culo. Ma tra l'altro appunto a sancire anche come dire, l'amicizia con la Fiction Fest c'è una puntata, un episodio ambientato alla Fiction Fest. Sono passati dei mesi, ma c'è un dubbio che mi tormenta. Cioè, con quella puntata volevate omaggiarci o tanneggiare per il culo? Cioè, non l'ho ancora capito, a distanza di mesi. Bene, no. Che tu non l'abbia capito. O forse l'ho capito, ma non lo so ammetterlo. No, bisogna essere più cattivi. Dai, se parli del Fiction Fest, sei lì. Gli amici si vedono in questi francesi. Davide? No, lui è stato un ottimo attore, è stato veramente, ha inventato grandi momenti di monologhi, tutti tagliati, però sul set l'atmosfera è molto bella, lui era molto bravo, ve lo assicuro, nei DVD magari usciranno sorprese, o nel backstage di Talib. Allora, com'è stato entrare in un solco già segnato? Beh, diciamo, è un treno in corsa, loro mi hanno preso proprio mentre io lo inseguivo, è stata una grandissima... accoglienza, sono stati tutti insomma all'unanimità estremamente, mi hanno aiutato molto ad entrare nell'atmosfera dalla lettura dei copioni che erano poi la traccia più importante perché sono scritti in un modo talmente sopraffino che insomma è difficile sbagliare. A questo punto non pretendere che mi invento la domanda per ognuno di voi, quindi passate il microfono e potete come nei temi liberi dire quello che volete su questa terza serie di cose. Tema libero, no? Non so che dire allora. Anche se mi facevi una domanda non sapevo come risponderti, quindi
c'è Nibbi però. Inutile dire che vi vedo verdi. Era troppo facile, invece. No, invece vi volevo come sempre ringraziare, perché mentre venivamo qua con Luca Mendruscolo ci domandavamo, pensando ai ristoranti, al teatro, cioè perché qualcuno dovrebbe venire stasera a vederci, invece per l'ennesima volta ci siete, grazie. Grazie a tutti. Io non so che dire veramente, perché io della terza serie non ricordo nulla. Dopo la scena quarta, in cui annunciavo di votare Berlusconi mi sono schioppati i timpani. E ho perso assenza di segnale. Di produzione. La produzione è una cosa molto delicata perché ha a che fare con gli attori, sono tutti pazzi, quindi bisogna cercare di mediare. E poi ci sono dei problemi di soldi, problemi di regia, problemi, 2000 problemi insomma. E quindi il delegato di produzione è quello che si immola insieme al regista, che non c'è purtroppo, bisogna ricordarlo. Fanno fino, Francesco Bernardino. Purtroppo è a Cuba. Cuba, La Habana sta soffrendo. Sta girando un film. E noi lo sappiamo. Chiaramente non c'è più Salmonti, ovviamente. Quindi questo connubio da questo connubio. Qua neanche Salmonti c'è. Calabresi. Non c'è nessuno. Sì, mi ha appena mandato un messaggio di saluto a tutti perché è in Serbia invece. Però c'è Carlo. Vi ringrazio tutti quanti e niente, spero che si producano altre cose interessanti come Boris per rendere avvincente questo mestiere, diciamo. Grazie. Ma. Scusate, ma quanto ci costa stasera? No, mica così, per qua assegni poi gli assegni mi chiedono a me. E va bene, insomma, siete tanti, che dobbiamo dire? Siamo tutti felici, tutti contenti. Un po' finita sta serata, voglio vedere. Se è la stessa cosa. Siamo tutti campati, abbiamo campato con Boris, molto. Così, per carità, fateci un pensierino pure voi. Non lo so, ad Maior, adesso passo la parola a Karin, che avrà delle cose interessantissime da dire, sono sicuro. Io sono rimasta muta qualche minuto fa perché mi hanno chiesto come mai tutta questa voglia di fiction in Italia. E io sono rimasta un po' così e poi ho detto boh, faccio un sondaggio, chiedo a qualcuno e poi ve lo faccio sapere quando ritorno, quando ripasso. E quindi niente, mi hanno tolto, non so più che dire, mi puoi fare qualche domanda tu?